sono molto contenta di partecipare a questo Festival del giornalismo perché in Italia, come anche in Germania, il giornalismo negli ultimi anni è diventato molto più fragile, molto più con più problemi, perché le svendite dei giornali diminuiscono, tutto viene portato online, ma online non viene neanche seguito. L'importanza del giornalismo bisogna ricordarlo ogni giorno, perché senza le informazioni essenziali della realtà noi non possiamo prendere delle decisioni politiche che contano ogni giorno per la nostra vita quotidiana. Nei miei tempi c'era i papiri, io avendo 700 anni, no? Però ho cominciato col piombo ancora, quindi molto diverso, c'era forse un minore conformismo rispetto a oggi e una maggiore cura all'insegnamento del giornalismo e quindi alla qualità della scrittura, della ricerca della parola, anche a una tecnica che adesso è un po' scomparsa, un po' perché è cambiato il tempo, sono cambiati gli estremi, sono cambiate le lunghezze, ma è cambiata una cultura e molte cose, insomma è cambiato tutto e quindi è cambiato anche questo mondo qua. Io penso che adesso noi siamo a metà del guado. Abbiamo vissuto una rivoluzione tecnologica che è paragonabile solo a quella dei tempi di Gutenberg. Vediamo la riva da dove siamo partiti, ma non vediamo ancora l'approdo. Nel senso che questa rivoluzione ha comportato una perdita naturalmente di guadagno da parte delle aziende editoriali che ancora non è stata ripianata e soprattutto è invalso il desiderio degli cosiddetti utenti, cioè dei lettori, di avere l'informazione gratis. Tutto questo non è possibile, l'informazione soprattutto quella di qualità va pagata perché costa farla, ma credo che sia uno strumento indispensabile per la democrazia. Bisogna restituire ai giornalisti due cose soprattutto, il tempo e il denaro per poter fare del buon lavoro, il tempo per fare approfondimento e il denaro per lavorare bene.